Perfetto. Grazie della vostra presenza. Forecaster è il titolo del seminario di oggi. Andiamo di fatto a vedere le previsioni di questo fantastico software che è stato costruito dagli amici di Investire Bits. Luca di Scacciati, abbiamo qua con noi questa sera. Arriviamo da un appuntamento precedente, caro Luca, dove quello che era stato detto è stato clamoroso, nel senso si prevedeva attraverso l'ausilio di questo fantastico software che avete creato e state ancora sviluppando, per avere sempre migliorie ovviamente come si fa quando si programma, la trovata è stata clamorosa, nel senso si prevedeva, la previsione era appunto quella di un arrivo a 1,15 e poi di un drastico calo delle quotazioni. Ed effettivamente così è stato, no? Luca, mi ricordo l'euro-dollaro, poi come sapete tutti, negli ultimi giorni è calato drasticamente, anzi stiamo adesso vedendo, questo è un grafico un po' esagerato mensile, però qualsiasi grafico andiate a mettere sulla vostra MetaTrader, vedete le quotazioni come stanno spingendo verso il basso, andiamo ora a testare nuovamente 1,0673, che è il minimo di qualche ora fa. Cosa ne pensi, Luca? Cosa ci possiamo aspettare dall'euro-dollaro o da altre valute nei prossimi giorni? Esatto. Allora, intanto io ringrazio per l'invito a questo appuntamento che appunto un mesetto fa circa ha portato bene al lancio del software Forecaster. Infatti, da quel webinar che abbiamo fatto assieme, dove posso dire che anche a te è piaciuto molto il concetto sottostante, che poi di fatto è molto dettaglio, ha portato molto bene, in particolare sull'euro-dollaro, infatti, dove da 1,15 abbiamo cominciato a shortare l'euro-dollaro e gli obiettivi erano davvero ambiziosi, perché avevamo di fronte davvero una previsione ribassista che culminava appunto molto più in basso. Effettivamente è stato così. L'euro-dollaro ha continuato a scendere fino ad adesso, dove stiamo veramente vivendo i minimi dei minimi molto importanti, tant'è che noi siamo quasi annoiati di guadagnare sull'euro-dollaro perché continua davvero ad andare nella direzione del forecaster. Intanto vedo che tu sei già entrato all'interno del pannello dove è possibile fare le previsioni. Cosa importante, non c'è solo l'euro-dollaro, ma ci sono altre valute e in particolare con il forecaster è possibile, come stai facendo vedere adesso, fare previsioni sulle principali. Sono In un un po' quindi le più futuro. scambiate, quindi abbiamo 8 valute diverse, di Esatto. fatto le più scambiate. Tra l'altro vedo anche in chat chi mi scrive che ci segue dalla Tunisia, perfetto, perfetto. Bene, bene, Facciamo un passo bene, bene, caro. indietro quindi, perché ovviamente ci sono diverse persone collegate, siamo una settantina in questo momento e non tutti hanno avuto la possibilità di seguire magari la pre-puntata, di vedere la registrazione su YouTube o vedere i vari post che hai messo su Facebook. Cosa fa effettivamente il forecaster? Quindi il sito qual è? Forecaster.biz. Allora, il sito è forecaster.biz, che letteralmente in inglese vuol dire predittore, qualcosa che prevede il futuro. Cosa fa il forecaster? Il forecaster è un software che prevede l'andamento delle valute. Ma come fa a prevedere l'andamento delle valute? Lo fa in un modo molto molto semplice, ovvero utilizzando il concetto di stagionalità, come poi si trova nella descrizione del sito, tantissime delle persone che ci stanno seguendo sicuramente conoscono il detto sell in May and go away, un detto che sostanzialmente dice di vendere i propri titoli, quindi stiamo parlando di mercati azionari a maggio e scappare dalla borsa. Effettivamente, Vendi a maggio e parti in come? viaggio, un po' la traduzione in italiano per Esatto. fare la rima. Esattamente, esattamente, non me la ricordavo, ma me l'avevi già detta l'altra volta. Quindi, questo a prova di che cosa? A prova del fatto che sui mercati finanziari esiste una stagionalità, ovvero spesso e volentieri capita che nello stesso periodo di tempo, quindi appunto sulle borse da maggio in poi, per esempio, succedono le stesse cose, più o meno le stesse cose. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stata una cosa molto semplice. Abbiamo creato questo software che va a cercare nel passato gli stessi periodi temporali che a noi interessano. Quindi, per esempio, oggi è il 10 di novembre. Okay, quindi se noi volessimo fare una previsione per la prossima settimana, il software che cosa fa? Va a prendere i dati
dal 10 di novembre fino al 17 di novembre, ecco, magari ti chiedo di compilare la maschera in modo tale da fare questa fare effettivamente questa previsione, quindi dal 10 di novembre fino al 17, e che cosa fa? Una cosa molto semplice, ovvero va indietro nel passato, quindi negli anni 2014, 2013, 2012, eccetera. Ecco, magari se metti time frame orario è più visibile, perché si vede un po' meglio. Sì, esatto, iniziate a vedere questa curva, così questo era il daily, adesso lo andiamo a paragonare con l'orario. Io consiglio di utilizzare l'orario perché si vedono appunto più dati all'interno della giornata. Ecco, se appunto noi volessimo fare una previsione per la prossima settimana, basta inserire i dati che abbiamo messo, quindi la settimana ventura. Che cosa fa il forecaster? Fa una cosa molto semplice, va nel 2014, 2013, 2012, eccetera, e fa una media semplicemente degli andamenti che ci sono stati negli anni precedenti della stessa settimana, ok? Quindi quello che noi vediamo dalla linea present in avanti, quindi dalla linea present verso destra, non è nient'altro che la media aritmetica, esatto, dove tu hai tracciato questa linea rossa, una media aritmetica dei di questo periodo dal 10 al 17 di novembre degli ultimi, in questo caso, 5 anni, ok? Cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che appunto dalle prossime ore in avanti potrebbe esserci un movimento rialzista, ovvero il software che cosa fa? Va indietro nel tempo, fa una media matematica e di conseguenza va alla ricerca delle tendenze che in quel determinato periodo già in passato si sono presentate. Possiamo farlo su svariati anni, infatti possiamo farlo per esempio a 5 anni come l'hai fatto tu in questo momento, oppure possiamo anche aumentare il numero di anni. Perfetto, quindi la prima osservazione che possiamo fare qua è che mi posso aspettare una leggera diminuzione ulteriore dei corsi, ma poca roba, e poi soprattutto un massimo che potremmo vedere grosso modo entro l'inizio della settimana prossima. Qua si evidenzia un massimo, esatto, a luglio. Ora stavi dicendo di andare quindi a vedere il grafico così come è uscito e andare però anche a comparare questo grafico stesso con dei periodi diversi, quindi esatto, lavorare la cosa su importante tutti. Che cos'è? Chiaramente questo è un software che predice il futuro, di conseguenza non dobbiamo pensare che sia certo che succederà questo, quindi dobbiamo cercare anche in archi temporali diversi, quindi per esempio a 7 anni e anche a 10 anni, per vedere se effettivamente queste tendenze che abbiamo individuato sono solide, ovvero se noi troviamo che probabilmente ci sarà una fase di rialzo per i prossimi giorni e troviamo questa fase di rialzo anche utilizzando 7 anni e anche utilizzando 10 anni, le probabilità aumentano moltissimo. Infatti io mi ricordo che nell'ultimo webinar che avevamo fatto ti avevo fatto notare come effettivamente il ribasso dell'euro-dollaro si vedeva sia utilizzando 5 anni di storico, sia 7, sia 10. Quindi, ecco, vedi, in questo caso comunque si presenta una tendenza rialzista. La cosa importante, la seconda cosa, quindi la prima è andare a vedere anche con più numeri di anni se la tendenza si ripresenta. La seconda importantissima, e qui ti devo un attimo sgridare perché giustamente tu sei andato subito a vedere dov'è il massimo. Ecco, la cosa importante non è aspettarsi un massimo o un minimo, ma è semplicemente individuare e cavalcare la tendenza. Quindi ecco, in questo caso, e questo è molto interessante. In più aggiungo una cosa che mi sembra interessante, nel senso, allora, io ho notato subito, perché poi l'occhio del trader va sempre sul massimo e minimo, che questo, esatto, massimo effettivamente combacia con l'orario e la giornata che abbiamo visto prima, quindi il lunedì. Esatto. Esatto. Però prima notavo che l'aumento delle quotazioni rispetto al prezzo attuale, perché la scala qua delle Y è rispetto al prezzo attuale, certo, si andava a più 1,050%, ora, bravissimo, si arriva neanche ad un più 0,25%. Quindi esatto. Che parte dallo zero però, quindi parte dallo zero, il ribasso in teoria dovrebbe partire da un meno 0,30, quindi è già un pelo più alto come range di prezzo, di sicuro si è affievolito. Sì, quindi diciamo è lecito aspettarsi
abbastanza, un po' di lateralità nei prossimi giorni, in poche parole, perché qua prima vedo ribassi, poi rialzo, poi un nuovo test dei minimi. Quindi è interessante questo, è normale che questo non può sapere che notizie ci sono, eccetera, eccetera. Assolutamente. Però è anche lecito aspettarsi che magari lo stesso Draghi, prima di prendere una decisione di politica monetaria, dia un'occhiata al vostro software. Hai visto una registrazione da parte del presidente della Banca Ma Centrale effettivamente abbiamo avuto un nuovo abbonato con un nome strano da Francoforte, quindi Europea? potrebbe assolutamente essere lui. A parte gli scherzi, questo software si limita semplicemente a fare una media matematica. Quindi quello che noi consigliamo vivamente di fare, che poi dà veramente un vantaggio competitivo, è andare, una volta vista questa previsione, sui grafici, quelli veri, quelli attuali, e applicare l'analisi tecnica, che tra l'altro anche tu insegni molto bene nei tuoi interventi, nei tuoi webinar e nei tuoi corsi. Secondo noi, veramente, il valore aggiunto di questo forecaster si ha quando si va ad unire l'analisi tecnica con questo tipo di previsioni. Ok? Quindi, nel caso se vogliamo dell'euro-dollaro, per esempio, in un momento come questo, si dovrebbe andare sul grafico dei prezzi e cercare o un supporto molto molto forte dove tentare un'operazione al rialzo, appunto per sfruttare questi 2 o 3 giorni di salita, oppure attendere per esempio la rottura di una trendline ribassista piuttosto che insomma qualsiasi altra strategia. So che tu utilizzi diversi tipi di grafico, Ora come stiamo per parlando molto di esempio. Renko. Esatto, esattamente, esattamente. Quale che sia la tecnica con cui si entra a mercato, non è importante. L'importante è appunto unire la previsione fatta col forecaster con l'analisi tecnica e i livelli di prezzo attuali, perché questo dà veramente un vantaggio competitivo incredibile. Perché negli ultimi 10 anni, come si vede in questo grafico, o negli ultimi 7, nei prossimi giorni statisticamente c'è una tendenza al rialzo, quindi essere al rialzo, essere dalla parte della previsione significa essere sostanzialmente con la statistica a proprio favore. Vedo già un po' di domande in chat, però una te le faccio prima io, nel senso, quindi la linea presente è questa qua. Esatto. Ma quindi diciamo che quello che c'è alla sua sinistra è stato il movimento che c'è stato a partire dalla mezzanotte di oggi, no? Come qua si vede No, mezzanotte. assolutamente. Questo grafico fa sempre e solo vedere quello che è stata la previsione, ok? Quindi in questo caso noi vediamo quello Ah, che. quindi era la Esatto. previsione, diciamo. Se tu per esempio vai un po' indietro nel tempo e vai a far partire la nostra previsione, non lo so, dal 6 per esempio, che è settimana scorsa, dal Dal 6 di 6 novembre. a oggi o lascio 17? Ah no, scusa, l'inizio dal 6 e lascia pure il 17, non c'è problema, Ok, va quindi avrò benissimo. Si può il fare present, tutto, eh? ho capito, sì, ho Esatto. capito Il quello lì. present sarà molto più verso il centro, chiaramente, perché alla sinistra del grafico vediamo quella che era la Ma previsione, quindi per però. capirci, il prezzo di riferimento attuale è quello che vedo qua sotto, che è già meno 0,30 allora, o è quello che vedo qua sotto che è 0%? È meno 0,30. Ah, È ok. dove, esatto, esattamente. Per sostanzialmente la linea del present divide, è messa sul grafico, perché l'importante è capire che questo grafico se ne sbatte, se ne frega di quello che succede poi sull'euro-dollaro, e assolutamente se ne frega. Quello che noi vediamo a sinistra era la previsione da un minuto fa. Indietro, quello che vediamo alla destra della linea present è la previsione da adesso in avanti, in questo caso fino al 17 di novembre. La cosa interessante che si vede è che la tendenza ribassista non dovrebbe comunque interrompersi, perché se vedi questo rialzo di 2 giorni che ci aspettiamo è semplicemente un rimbalzo all'interno di un canale ribassista. Quindi Chiaro. bisogna imparare ad interpretarlo questo, ed è il motivo per cui io dico sempre: mi raccomando, utilizzate anche l'analisi tecnica, contestualizzate le previsioni. Comunque diciamo che vedendo questo grafico ci accorgiamo che siamo molto vicino ai minimi, quindi possiamo aspettarci una lateralità nelle prossime ore.
e poi una rottura rialzista dei prezzi. Quindi Esatto, già una poi cosa che mi potrebbe venire in mente è che se dovessi vedere rotture rialziste in prossimità di un aumento dello 0,10% rispetto ai corsi attuali, se su un grafico con una strategia che sto seguendo vedo un ingresso long, Esatto. questo mi va a rafforzare la mia ipotesi, ecco, questo è l'utilizzo Assolutamente. È corretto del tool. importante sempre settarsi bene con la propria strategia e questo grafico sul time frame corretto. Quindi è chiaro che un segnale su un grafico, per esempio, a un minuto non è molto significativo, perché qui stiamo vedendo un grafico comunque di una settimana con time frame orario. Di conseguenza bisogna essere consapevoli che non Che si ti può. mette anche un bel grafico orario se lo tuo MetaTrader, tutto sommato. Esattamente, Io già la esattamente. prima osservazione stupida che vado a fare senza andare a fare chissà quale analisi tecnica, posso vedere questa trend line, se rotta rialzo, mi potrebbe rappresentare un momento di ingresso. Ora Vincenzo mi fa un'altra domanda e tutto sommato questo è interessante da affrontare. Allora, nella prima versione che effettivamente abbiamo visto con te Luca nel precedente seminario, dove Sì. c'era qualche modifica che poi è stata fatta, effettivamente c'era sulla sinistra, sulle Y, una scala di prezzi. Ora c'è una variazione percentuale, quindi c'è stata questa miglioria. Quindi giusto per avere un Esatto. riferimento di prezzi, voi prendete, a mio avviso, poi magari dimmi la tua, il prezzo attuale dell'euro-dollaro, 1,0689, e cercate di capire Esatto. quanto può essere, tipo vedete qua è meno Esatto. 0,30%, cerchiamo di capire qual è lo 0,30% sul prezzo dell'euro-dollaro adesso, quindi lo moltiplicate per 0,0030%, corretto? Esatto. E sono Esattamente. 32 pips. Esattamente. Tu fai così? Fai Esattamente. qualche altra osservazione? Assolutamente. No, no, è esattamente così, perché la scala di prezzo prima confondeva, perché si trovano valori assolutamente sbagliati dovuti al fatto Che che era il facevo prezzo una negli ultimi media. 5, 7 o 3 anni. Esattamente, era la media proprio. Invece così in percentuale è più semplice, perché per esempio in questo caso dai prezzi dove siamo adesso, che segnano meno 0,30, c'è un upside potential, tra virgolette, quindi un potenziale di salita fino a 0,22, il che vuol dire sostanzialmente che ci si può aspettare un rimbalzo di uno 0,5%. Quanto sono 0,5% su il prezzo dell'euro-dollaro adesso? Più o meno 50 pips. Ok, quindi ne vale la pena mettersi long per 50 pips o ne vale la pena magari aspettare che sia salito per ritornare short? Guardando il grafico della MetaTrader di SwissQuote in questo momento, l'analisi tecnica ci impone quantomeno molta attenzione, perché secondo me in questo caso è molto più sensato aspettare un rimbalzo per mettersi in direzione del trend piuttosto che cercare di azzeccare un rialzo di 50 pips, capito? Sì, Questo no, vuol questo è dire. importante. Infatti anche in chat Raffaele dice, anche io attenderei un minimo pullback verso l'area 1,0721-1,0740, ma non mi attendo grandi sviluppi, dice Raffaele. Però attenzione, quello che diceva Luca prima è fantastico, nel senso è normale che questo software vi fa la previsione, vi mette insieme dei dati, eccetera, eccetera, vi può dare una tendenza, però mi raccomando, poi l'analisi tecnica seguitela sempre, perché poi Contestualizzate, non voglio mai sentire una contestualizzate. persona che domani compra 10 lotti, poi dopodomani dice: Carlo, avevate detto che facciamo un massimo lunedì alle 2 di notte. Questo, Esatto. l'importante è che capiate come funziona il forecaster, nel senso è una raccolta dati del passato e poi di fatto viene fatta tramite questi dati una traslazione del prezzo nel futuro. Esatto, esattamente, esattamente. Molto potente, perché dico sta veramente funzionando, ha funzionato. Vediamo che la previsione di ribasso dell'euro-dollaro è stata. Vedi quanto è più importante il ribasso che c'è stato negli ultimi 2 giorni rispetto a questo rialzo che ci sarà nei prossimi 2 giorni. Bisogna individuare le tendenze. Purtroppo, quando una persona utilizza il forecaster le prime volte, lo utilizza un po' come le primissime volte in cui si utilizza un navigatore in macchina, ovvero si tende a guardare il navigatore e non più la strada, cosa che è pericolosissima. Quindi giustamente si è portati ad andare alla ricerca dei massimi e dei minimi, ma la verità è che bisogna contestualizzare il grafico, cercare le tendenze, quello è importantissimo. Poi, come si entra in tendenza? Qui adesso tu hai allungato la previsione, giusto?
E già vediamo una cosa diversa, ovvero no, cos'è che... L'ho allungato la previsione perché l'avevo portata a Esatto. 5 anni, poi l'ho messa a 7 anni, poi l'ho messa a 5 anni, però giusto per vedere la tendenza effettivamente, perché Esatto. tu dicevi che giustamente lui ha tenuto anche i dati del passato ed effettivamente, come stavi dicendo Luca, ti fa vedere anche la tendenza ribassista che c'è stata negli ultimi giorni, quindi Esatto, il forecaster, esattamente. diciamo che anche questo movimento ribassista l'aveva previsto. Diciamo che questo movimento ribassista era in linea con le stagionalità precedenti. Esatto, esattamente, esattamente. L'euro-dollaro non ha fatto niente di diverso rispetto a quello che ha fatto negli anni passati. E infatti chi avrà voglia poi di venirci a trovare sul sito investire.biz vedrà che sono davvero settimane che noi siamo short di euro-dollaro. E questo ci aiuta molto, soprattutto perché uno dei grandi problemi dei trader è decidere quando uscire da una posizione e con il forecaster questo ci aiuta molto. Se hai voglia di andare a vedere una previsione, per esempio, su Euro GBP è molto interessante. Appunto, sia come previsione sia per vedere quello che è successo in passato, è molto molto interessante. Sì, questo l'ho È trovato, che aggiornamento posizione Euro GBP, in questo caso sul sito. Esatto, ecco qui per esempio noi oggi che cosa eravamo short di EuroGBP, abbiamo semplicemente chiuso tutte le nostre posizioni. Vai sul forecaster, vi faccio vedere perché, in quanto noi eravamo short, in questo caso la tendenza dell'Euro GBP è assolutamente appunto quella di oggi era ribassista. Ora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso le posizioni perché? Perché, come si può vedere dalle previsioni, tutte quante su tutti i vari time frame, se metti appunto, se la fai partire da oggi, si vede bene. Ecco. Tutte le previsioni danno un movimento al rialzo, sia a 5, sia a 10, sia a Quindi 7 tu dici anni. se il grafico effettivamente forecast mi dà una tendenza rialzista, è una posizione short, adesso vabbè, ho evidenziato questi massimi, giusto per farvi vedere la tendenza, è inutile stare, no, è inutile stare short, ecco, quindi se sono Esatto. short chiudo la posizione. Poi noi anche in questo caso l'abbiamo contestualizzato al grafico poi reale che chi ci ascolta può andare a vedere sulla MetaTrader di Swissquote. Però semplicemente in questo caso noi adesso che cosa facciamo? Abbiamo chiuso il nostro short e aspettiamo una conferma sui grafici per poi andare alla ricerca. Vedi che in tutti i casi che tu hai visto, mettendo la tendenza a 10 anni, a 7, a 5, nei prossimi giorni c'è una tendenza rialzista importante. Vedi la differenza tra questa previsione e quella sull'euro-dollaro? È molto diversa. Di conseguenza, noi non ce la sentiamo di rimanere short e aspettiamo una conferma al rialzo. Se vuoi, andiamo sul grafico e proviamo anche insieme a te ad analizzarlo il grafico dell'Euro GBP. Sì, molto interessante questo. Quindi da Euro GBP ci si aspetta un trend, andando a esaminare gli anni passati, molto forte rialzo nei prossimi giorni. Qua abbiamo avuto un minimo Guarda, abbastanza recente in area esatto. 0,7041. La tendenza quindi potrebbe effettivamente invertire. Volevo anche vedere un po' la tendenza, parlando anche di numeri. Dove potrebbe andare l'Euro GBP? Addirittura prima non abbiamo detto che effettivamente adesso al di là del calcolo. Questo comunque è C'è il sempre numero di un pips. prezzo medio, ha un numero di No, pips, quindi tu sì, dici praticamente il 0,80% numero. rispetto al prezzo attuale, cosa vuol dire in termini di pips? Sono 80 80 pips, pips. ok. Esatto, esattamente, esattamente. Poi io consiglio sempre di fare il calcolo con la calcolatrice perché
insomma, vabbè, è sempre un riferimento in più, ecco, diciamo. È stato fatto in Cina questo software, quindi magari no, a parte gli scherzi, insomma, vedete voi se fate il prezzo attuale più 0,80%, sapete appunto come funziona. Marco chiede: da quanti anni fa trading che ha creato questo software? Allora, il software l'ho creato io, l'idea è stata mia e ci tengo a difendere questa cosa perché secondo me è un'idea davvero bella. Bella, mi piace sì, tantissimo. Sì, sì. Quindi il software l'ho creato io faccio trading da quando ho 16 anni. Fai conto, Stefano, che io ho fatto le scuole serali superiori perché di giorno già facevo trading, quindi non sono proprio di primo pelo nel settore. Ok, e quando tra l'altro facevi le scuole serali comunque ti tradavi da chiusura del DAX, anche questo vale. Il tempo, ecco, facevo trading è un parolone perché adesso sinceramente non ero profittevole in quel periodo, ho avuto solo una gran fortuna di avere la famiglia che mi sosteneva in quello che facevo, più che altro secondo me perché non capivano bene cosa stessi facendo, quindi perché sennò me l'avrebbero impedito sicuramente. Quindi in verità al tempo lavoravo sul FIB, al tempo si chiamava FIB ed era il future dell'indice italiano, sì. Quello facevo, sì. Poi salve Lox, questo nickname un po' strano, mi chiede: lo possono usare i clienti di Squeezecode questo tool? Allora, qui bisognerebbe mettersi d'accordo con Squeezecode, che secondo me potrebbe offrirlo a voi. Adesso, a parte gli scherzi, potete fare una prova di questo software andando sul sito Forecaster e provarlo. Ecco. Poi al momento abbiamo previsto un piccolo abbonamento per l'utilizzo di questo software. Vi dico, imparate prima ad utilizzarlo, poi valutate un abbonamento. La prova gratuita la potete fare tranquillamente, vedete se è un qualcosa che può essere nelle vostre corde. Qui sul sito abbiamo messo un po' di esempi giusto per far capire di che cosa si tratta. La cosa importante è sempre, sempre, sempre andare alla ricerca delle conferme attuali, sul grafico attuale. Se per esempio hai voglia, Stefano, di andare sul grafico di EuroGBP, in grafico di Squeezecode della MetaTrader, vediamo una cosa interessante, ovvero che i prezzi sono arrivati su un livello che di fatto è un livello molto importante di supporto. I prezzi dove sono ora, perché vediamo che da lì, da proprio i prezzi dove sono ora, già dei rialzi belli interessanti e importanti sono partiti. Quindi in questo caso poi io non è questa secondo me la sede giusta per entrare nel merito delle strategie operative, perché so che il tuo programma formativo ne prevede di diverse, però qui c'è chi per esempio come me, a me piace per esempio entrare contro trend, quindi in questo caso io ho già cominciato a costruire la mia strategia rialzista, ho chiuso la posizione al ribasso e ho cominciato ad aprire qualche mini contratto al rialzo. Se dovesse scendere ancora, magari facendo anche nuovi minimi, sono ben contento perché carico di più la posizione. Chi magari ha dei conti un po' più limitati rispetto a quello che posso avere io, deve aspettare delle conferme magari alla rottura di una trend line o alla rottura di una media mobile. Ecco. Infatti Vincenzo chiedeva proprio anche questo, vorrei sapere con quale criterio si può decidere di entrare al rialzo, quindi tu stavi, Luca, dicendo giustamente questo, quindi basta magari la rottura al rialzo di una trend line come questa che sto evidenziando io, o addirittura tu hai parlato di una media mobile, esatto, poi c'è chi utilizza, come prima in chat mi ha scritto, strategie con il super trend, sicuramente vanno bene, quindi ad esempio se ora esatto. Avete un super trend ribassista non fate nulla, se il super trend che solitamente seguite diventa rialzista... Ecco, prova a metterlo il super trend, che è uno dei... se vogliamo seguire un indicatore sicuramente il super trend è uno di quelli più tempestivi sul prezzo. Possiamo mettere il super trend, c'è chi utilizza per esempio i grafici Aikinashi, che sono molto intuitivi
cambiano col cambiare del colore, semplicemente si individua l'inizio di una tendenza. Qui davvero sono tantissimi modi. Io per esempio ho semplicemente atteso che i prezzi arrivassero su un supporto interessante dove sono adesso, proprio in questo momento, ho chiuso la posizione al ribasso e comincio a costruire la posizione rialzista. Ecco, questo è quello che ho fatto io, che è qualcosa di molto molto semplice. Questo indicatore che hai messo, ecco, è il super trend, giusto? Ho messo, no, il super ho messo entrambi. Prima ho messo il super trend, quello verde, che diventa poi rosso, che vedete. Effettivamente stiamo dicendo che il super trend, però attenzione, perché su un grafico H1 molto utilizzato sul mercato delle valute è ancora inclinato a ribasso, quindi esatto. Eventualmente chi volesse aspettare l'ingresso long, non anticiparlo come di fatto hai fatto tu, Luca, perché sei partito però con piccole posizioni, hai detto giustamente. Assolutamente. Cioè, allora lì, vedete, se il forecast mi dà la previsione rialzista e però l'impostazione tecnica è ancora ribassista, non anticipo l'ingresso, posso stare cauto, calma, attenzione. C'era un mio amico che diceva in una sala trading, per fare trading ci vuole la pazienza del pescatore, quindi tu aspetti il momento giusto ed entri long. Poi hai citato, Luca, anche le Kinashi, un ottimo modo che si basa sulla probabilità di vedere l'andamento di un trend che è ancora impostato al ribasso. Vedete che anche le Kinashi ha queste candele rosse, questa no. È una versione un pochino alternativa della MetaTrader, non è le Kinashi che c'è nella MetaTrader, molto al vantaggio bene, che bene. Non sta sul prezzo, poi la logica comunque è sempre quella. Mi piace molto questo grafico perché il brutto delle Kinashi, ed è il motivo per cui io non lo uso mai, è che non mi voglio perdere le tante informazioni che invece le candele giapponesi ci danno. Questa interpretazione delle Kinashi mi piace molto, devo dire, la valuterò di metterla anch'io sui grafici. Beh, guarda, giusto adesso per farlo vedere così velocemente, nel nostro percorso formativo stiamo parlando molto, l'abbiamo fatto anche nei vari webinar, ma anche a Roma e Firenze, dove siamo recentemente stati. E a brevissimo, tra l'altro, faccio una piccola parentesi per ricordarvi che saremo nei prossimi due appuntamenti, eccoli qua, siamo sul nostro sito squisco.it, lo vedete, saremo a Udine e Treviso il 19 e il 20 novembre, quindi a brevissimo, giovedì e venerdì prossimo, avremo la possibilità di incontrarci di persona dalle 10 alle 17.30, durano i seminari, vi potete registrare. Parleremo anche lì di Raincore, vado un po' a pulire il grafico, sennò poi sembra che la cosa sia ultra complicata, ma della verità non lo è per niente. Esatto. Quindi il Renko è un modo abbastanza simile alle Kinashi, però qua bisognerebbe un po' vedere i valori di volatilità, però vediamo. Ora non parlo di Renko perché sarebbe un discorso abbastanza lungo, però anche lì possiamo eventualmente vedere un'inversione. Vediamo. Se dovessimo trovare, adesso a vedere prezzi penso che ovviamente il trend sia ancora ribassista, però se mai si dovesse verificare la possibilità si può eventualmente entrare a favore di un nuovo trend. Vedete i mattoncini del Renko che vi esprimono quando lo strumento finanziario fa un movimento importante, in questo caso l'ho definito frettolosamente 10 pips, però è basato sulla volatilità, ci sono dei ragionamenti dietro, adesso non avrei tutto il tempo di spiegarlo. Vedete come le Kinashi, abbiamo visto, erano ancora rossi, impostato ribasso, il super trend era ancora rosso, impostato ribasso, qua il Renko ancora lui rosso, impostato ribasso, ok, quindi la tendenza è ancora ribassista. Se eventualmente ci dovesse essere un'inversione di tendenza, quindi di fatto avremo una o due candele verdi di fila, non fate mai caso all'ultima verde perché è quella che si sta formando, quindi se mai si dovesse chiudere un Renko al rialzo, si può o una serie, io preferisco almeno due al rialzo, si può prendere una posizione long, come dice Luca, perché effettivamente anche il forecaster vi dice che guardate che questo è un pattern che in questa stagione, la settimana, mi sembra che sia la 40, che settimana è questa? La settimana 46, è storicamente negli ultimi X anni, e quella X la definite voi da questa variabile, con il menu tendina, esatto. Ok? È stata rialzista, in questo caso direi, Luca, anche marcatamente rialzista, perché qua ci aspettiamo esatto. Un'impennata. Infatti te l'ho fatto vedere apposta proprio perché è un'operazione che ho iniziato a costruire oggi. Detto questo, io sono già entrato perché sono un pessimo trader, nel senso che sono super impulsivo io e quando vedo una cosa devo cominciare a cliccare. Allora, negli anni ho imparato semplicemente a farlo piano, nel senso io devo avere qualcosa, allora ci metto lì il primo mini contratto così vedo.
sono entrato anche 20 pips in, sopra rispetto a dove siamo adesso, però insomma con un mini contratto riesco a gestire la cosa. Certo che chi è più disciplinato di me, tipo te, che aspetti addirittura due candele verdi con il renko, sicuramente è avvantaggiato, ecco, quindi è molto intelligente come cosa. Sì, stiamo costruendo un trade system su quello, abbiamo visto che esatto. che due rende un pochino meglio. Comunque l'hai detto bene, in questo periodo un determinato pattern rialzista ha delle probabilità molto alte di funzionare. Ovviamente in ogni caso stop loss sempre, perché chiaramente potrebbe tranquillamente crollare tantissimo come non ha mai fatto negli ultimi 10 anni. Sì, no, questo mi raccomando, infatti poi nel senso non vogliamo che mai nessuno, se domani EuroGBP fa meno 20 perché stanotte si sveglia carne e dice chissà che cosa, che poi, cioè la logica, quella va capita, nel senso normale che va diciamo ad aggregare le tendenze degli ultimi anni. E quel esatto. periodo lo scegliete voi selezionando qua il menu tendina, andate a vedere le tendenze degli ultimi 10 anni, poi 7, poi 5, ok? Però mi raccomando, per quello che fa sempre è sempre importante nel trading, è uno sicuramente la gestione del rischio e la gestione della posizione, quindi capire attraverso analisi tecnica quando entrare. Luca ha parlato di trend line, ha parlato di medie mobili, abbiamo messo anche adesso il renko, siamo arrivati, però sono comunque tutti concetti semplici, il renko è molto semplice, la media mobile che citavi tu è molto semplice, forse la cosa più semplice del trading, l'Ekinashi è un tipo di candela che magari non tutti conoscono, però vi assicuro che è un concetto molto semplice, il super trend è molto semplice. Chris chiede in chat, il renko e il super trend si trovano di default in tutte le piattaforme? La risposta è no, neanche nella MetaTrader tra l'altro si trovano, infatti super trend e Renko e anche Kinashi che abbiamo fatto vedere prima non sono di default nella piattaforma MetaTrader 4, ma la MetaTrader 4 è bella perché può essere assolutamente personalizzata, tutti gli indicatori expert trading system possono essere creati e quindi si possono copiare, quindi se volete potete tranquillamente chiederceli info@squisco.it, è la nostra mail. Vedo che tu ne hai tanti di indicatori, quindi immagino che chiunque poi ti scriva può richiederli chi è cliente. Sì, decisamente sì, noi distribuiamo i nostri indicatori, che poi tanti non sono neanche nostri, sono semplicemente o programmati da qualcuno che conosciamo, effettivamente abbiamo avuto modo di testarli, oppure anche trovati in internet, diciamo quelli ufficiali, abbiamo avuto modo di testare, di fare più test, perché i super trend su internet ce ne sono tantissimi, però tenete presente che poi bisogna ovviamente essere sicuri di avere il super trend che ricalca la formula vera, quindi attenzione, esatto, piuttosto che cercarli, questo, eventualmente chiedeteci. Perché ho visto gente mettere degli indicatori trovati su internet che facevano poi il contrario di quello che andava fatto, quindi è importante. Bene, quindi perfetto. Chiedete l'indicatore a Stefano, mi raccomando, non chiedete agli sconosciuti, come ci dicevano. Non accettate le caramelle. Esatto. Carlo mi chiedeva se è possibile visualizzare una proiezione su AUD/USD, che tra l'altro, aggiungo io, è una delle valute più scambiate a livello globale, e direi decisamente, vediamola subito, usiamo questo anche per fare un maxi riassunto, quindi su Forecaster Beats, questo è il sito. Mi dicevi c'è la possibilità di avere un periodo di prova? Esatto, esattamente, c'è la possibilità di avere un periodo di prova dove non si paga nulla assolutamente, durante questo periodo di prova appunto valutare se poi si decide di aderire o meno all'abbonamento. E quindi per creare il mio profilo cosa devo fare? Se ci vado Ma guarda, subito? È semplicissimo, perché se vai sulla pagina abbonamenti trovi proprio tutto quanto, ma è molto intuitivo, c'è la possibilità di fare l'abbonamento mensile, trimestrale, 6 mesi o 12 mesi, ecco. Quindi in ogni abbonamento, semplicemente andando avanti nella procedura di acquisto, si attiva prima la prova di 5 giorni e dopodiché, se dopo 5 giorni uno vuole procedere all'abbonamento vero e proprio, allora pagherà quello che è la cifra dell'abbonamento. È il vostro contatto per avere maggiori informazioni, info@forecaster.biz. Esattamente, okay. Esattamente, grazie mille per la visualizzazione. Se invece vediamo il grafico dell'AUD/USD, come stavi facendo vedere. Approfittiamo per fare un maxi riassunto, quindi esatto. Prima di tutto bisogna definire start, cosa metti tendenzialmente, a data di oggi.
Allora, io metto sempre la data di oggi, a meno che non voglio per casi particolari andare a vedere il passato, però sicuramente a noi se facciamo trading ci interessa la data di oggi e vado avanti nel futuro. Io metto Andare avanti nel sempre futuro cosa metti? Poi una settimana? una settimana. Io Ok. comincio con una settimana esattamente come le previsioni del tempo, perché secondo me andare oltre può confondere un pochettino, perché Sei ti un po' il spiego molto. Giuliacci del trading, mettiamo così. Esatto, esattamente, perché semplicemente magari una persona vede un trend molto potente, molto grande e forte in 2 settimane, ma poi ci stufiamo di tenere una posizione 2 settimane. Quindi è molto meglio concentrarci inizialmente su una settimana, così da capire che cosa può succedere. Ok, e poi andiamo a selezionare uno storico. Puoi rispiegare cosa vuol dire questo? Perché poi qua è un po' tutto il cuore di come è costruito il Esatto. software. Allora, molto semplicemente, adesso Stefano ha scelto un periodo, quindi una previsione che va dal 10 di novembre al 17 di novembre. Se andiamo a scegliere 5 anni, per esempio, che cosa fa il software? Fa una cosa che volendo potete fare anche voi a mano, ovvero va a prendere nel 2014, nel 2013, nel 2012, nel 2011 e nel 2010, quindi 5 anni, i periodi. I grafici quindi dal 10 al 17 di novembre in tutti questi anni, tant'è che se Stefano clicca su Show All Year Chart, quindi ci fa vedere tutti gli anni, vengono riportati sul grafico tutti questi 5 anni, Quindi ok? 2010, 2011, 2013. Esatto, Non mi fa però esattamente. vedere quindi il movimento dei prossimi 5 anni. No, Quello del no, no, no. 2020. Esatto, questo semplicemente è quello che è successo dal 10 al 17 di novembre nei passati 5 anni, molto molto semplice. Quindi in blu, per capirci, c'è quello del 2010. Ti fa vedere il grafico di questa settimana qua, che abbiamo indicato noi, Esatto, dell'anno 2010. La linea esattamente. rossa fa la stessa cosa per l'anno 2011, eccetera, eccetera. Vedete che avete qua tutti i colori. Quindi qua Esatto. a questo grafico si arriva semplicemente se andate a cliccare sulla voce precedente che era Esatto, Show All Years year on chart, Chart. Okay? Se ci esatto. Come riclicchiamo, torniamo invece a esatto, questa come vedi, aggregazione di prezzi, quindi. esatto, se torni velocemente su Show All Year Chart, giusto per completezza, vedrete una cosa molto interessante, ovvero che il 2015 chiaramente non è presente perché non c'è stato ancora un andamento nel periodo in cui a noi interessa. Quindi lo vedete se avete messo una data passata, infatti vedete che è la sinistra di presente, Esatto, quindi questa, la linea esatto. grigia è adesso. A sinistra c'è il passato, a destra c'è il futuro. Esatto, Ok. esattamente. Esattamente. Qui chiaramente il futuro non c'è per il Lo 2015, scopriremo solo vivendo. lo scopriremo invece facendo la media degli anni precedenti, così che vediamo se esiste una tendenza che si ripresenta anno dopo anno. E in questo caso che cosa vediamo? Vediamo che a 5 anni, prima di tutto, la cosa importante da vedere non sono i massimi e i minimi, come abbiamo detto prima, ma è la tendenza. Qui c'è una tendenza spiccatamente ribassista da parte dell'AUD/USD, ok? Quindi questo è molto molto importante. La seconda cosa che adesso dobbiamo fare è andare a vedere se questa stessa tendenza si ripresenta a 7 e a 10 anni. Quindi andiamo su. Esatto. Quindi fissiamoci un po' questa immagine, nel senso, poi guarda il mio occhio, non so se in abitudine viene colpito sempre dal massimo, e mi Beh, guardo questo chiaramente, massimo sempre di lunedì. Quindi lunedì notte chiaramente. si fanno i massimi. Ma ha senso perché comunque le valute sono correlate tra di loro, quindi se si muove tanto euro-dollaro si muove Ah anche beh, ma tanto infatti io rubiano. una cosa che ho in testa ancora non ho detta, abbiamo visto euro dollaro, abbiamo visto euro GBP, entro la fine mi devo vedere cosa succede sul cable, così voglio vedere se tutto Vediamo, mi quadra. Poi già c'era nel caso di vediamo. Raffaele, mi sembra che mi ha chiesto USD Yen. Allora, qua c'è una tendenza, questo è il 7 anni, ancora più Bene. marcata, qua della serie si va solo giù, ma guardate questo, nonostante si vada solo giù, tutto sommato il massimo di periodo è sempre quello di lunedì Wow, notte.
Esatto, esattamente. Importante, queste cose qui ve le potreste fare anche da soli. Noi abbiamo fatto il software perché è più comodo, altrimenti avremmo dovuto a mano andare indietro nel tempo, fare un qualcosa di più empirico e sicuramente meno Mamma preciso. mia, qua si sciorta di brutto. Ovviamente, dopo questa affermazione, metto a disclaimer tutte le informazioni fornite. Questo è sempre importante da ricordare. Però, adesso, a parte gli scherzi, è importante quello che Luca sta continuando a ripetere. Questo è un ausilio alla Esatto, vostra esatto. operatività di trading. Però, se vedete qualche spunto ribassista su Audi USD, con una vostra strategia potete shortare. Magari prima di andare long ci pensate due volte, o magari non lo fate perché avete una previsione completamente ribassista. Magari, se avete posizioni long, le potete chiudere. Ok, questo è comunque un Esatto. ausilio. La gestione del Esatto. rischio va sempre fatta, bla bla, sono cose che sapete, ripetiamo fino allo sfinimento. E ora andiamo a vedere l'ultimo passo, il 10 anni, perché abbiamo visto il 5 e il Esatto. 7. Andiamo sul 10, il mio occhio viene sempre attratto da questo massimo relativo, che comunque continua a essere un massimo relativo. Vedi. E la tendenza è quella, ecco, la È più tendenza è quella di smussata, avere. ma c'è comunque, vuol dire che negli ultimi 10 anni, negli ultimi 7, negli ultimi 5, in questa settimana l'Audi USD è andato giù. Ma io adesso ti dico, scusa, se adesso effettivamente poi il prezzo scenderà, io la mia posizione short, ed effettivamente a il giovedì, perché questo è Sì. l'orario di giovedì pomeriggio, verrà fatto quel minimo lì e il prezzo inizia a ritracciare, io quello short me lo chiuderò. Certo, perché in quel caso quando poi si vede che quadra tutto, tu chiudi lo short e rientri più in alto. Ed è fantastico. Chiaramente però non guardando il forecaster, ma guardando il grafico, perché noi dobbiamo contestualizzare il punto di ingresso, poi tu lo devi trovare su Audi USD, il Certo, grafico vero, non sul forecaster. ma io adesso ti Questa è la dico questa, mappa. adesso ti dico Noi questa. Stefano è come se dovessimo partire per una vacanza insieme e ti dico, benissimo, abbiamo di fronte 1.000 km da fare in macchina, qui ci possiamo fermare all'autogrill, in questa città magari decidiamo di fermarci a dormire, il giorno dopo ripartiamo e andiamo fino a destinazione. Bravissimo, io adesso ti dico ancora questa. Allora, giovedì alle ore 13, 67 pips di ribasso rispetto al prezzo attuale, no? Vedete qua che c'è scritto Esatto. 67 pips, 67, vedete? È la quarta cifra dopo la virgola. Esatto, Allora esatto. adesso io vado sul mio caro amico grafico. Vabbè, questo range lo togliamo, che ora non c'entra molto. E mi posso andare a mettere una previsione di questo tipo, ma solo un appunto, nel senso magari vado sul grafico e proprio mi scrivo che di giovedì mi aspetto che il prezzo sarà lì. Cioè, Questa è una figata, questa mi mi piace vado a tantissimo. prendere un banalissimo appunto, qua ci scrivo forecaster, 67 pips rispetto al prezzo attuale sono 0,7027, sono 0,6960. E me lo segno lì, così un po' un reminder, tutte le strategie di trading che mi verranno in mente le posso eventualmente gestire in trading o comunque mettere un take profit appena prima di questo valore e me lo segno. Ma per esempio su Audi USD io cosa farei? Io metterei magari uno stocastico piuttosto che un RSI e quando è in ipercomprato, quindi vuol dire che i prezzi sono un po' saliti, mi metto short. Così da sostanzialmente mettermi short sui rimbalzi al rialzo di questo, di questa, di Ah, que hai detto RSI? Quindi tu dici, ok, nel caso mai l'RSI potesse arrivare a questi valori. Bravissimo, infatti vedi la stessa cosa che è successa lì il 2 di novembre, si può te se tu attendi che l'RSI arrivi lì e semplicemente poi ti metti short sapendo di entrare in direzione del trend stagionale di questo cambio, capito? Ce ne sono milioni di modi di utilizzare. La figata che cos'è? Che noi sappiamo dove andare, sappiamo dove tendenzialmente, naturalmente dovrebbe andare questo cambio e di conseguenza adeguiamo la nostra operatività. Scusa, ti chiedo scusa, tu mi hai detto 2 novembre, tu mi hai detto RSI, io ho messo l'RSI, mi hai detto 2 novembre, sono andato a vedere la previsione del 2 Eccolo lì, novembre, eccolo il lì. trend ribassista c'era. Ma no, ma guarda, è una figata questo programma qui, è veramente bello. Lo vedi che se tu ti mettevi lì dove c'era l'RSI in ipercomprato e ti mettevi in direzione del trend, andava benone. Bravissimo, mi piace. No, cioè, Il 2 questa roba qui. novembre era lunedì scorso, sono andato adesso a vedere sul calendario, lunedì, vedete, Esatto, trend di esatto. mercato, boom. Boom è il mio modo per dire boom, che c'è movimento. Certo, lo immaginavo. E, perfetto,
Perfetto, fantastico, mi piace molto. Allora, Aereo dice sarebbe interessante vedere la sovrapposizione dei grafici 5, 7, 10 anni, quindi Aereo dice magari Questo considerano in prendo qualche nota, sì. evoluzione futura di questo fantastico tool. Raffaele mi diceva USB Yen. Andiamo a fare lo stesso lavoro. Quindi tu consigli sempre di mantenere un time frame grafico orario, Io soprattutto l'orario, chi io è mi tengo, chiaro, guarda. soprattutto se va a vedere una settimana di Esatto, trend, ti direi esattamente. decisamente di sì. Perché comunque i massimi e i minimi all'interno della giornata ci possono essere. Quindi io consiglio il time frame orario una settimana e sei a cavallo. Quindi qua abbiamo un apprezzamento di dollaro yen, i massimi qua li avremmo di giovedì. Qual era il cambio che ti interessava vedere? Prima Te abbiamo lo do. Audi USD, adesso sulla richiesta di Raffaele siamo andati su USD yen. Ok. E poi sì, devo sempre vedere il GBP USD. La logica era che abbiamo visto Ok, all'inizio euro dollaro, poi euro certo. GBP e dobbiamo fare la Vuoi quadratura del fare una cerchio. sorta di prova del 9, ecco, per vedere. Chiudiamo il triangolo praticamente. Certo, Vedete qua i certo. massimi sempre giovedì, anche in questo caso su 7 anni di USD. Che poi vedi anche Audi USD, abbiamo visto giovedì attesi minimi, il che vuol dire che il biglietto verde si apprezza. In questo caso Esatto. USD è al numeratore, non al Esatto. denominatore. Quindi Quindi forza del dollaro. la logica è che fino a giovedì il dollaro dovrebbe rimanere forte, poi addirittura su questo grafico potremmo anche vedere un'estensione nei confronti dello yen in particolare. Bene, bene. Esattamente, esattamente. Mi raccomando, contestualizzate sempre il grafico del forecaster con il grafico della MetaTrader di SwissQuote, dove potete vedere la situazione attuale. Certo, quello. Fai bene a ripeterlo perché È è importante perché io lo fondamentale. so, siccome sono stato il primo ad utilizzarlo il forecaster, e nei primi giorni di utilizzo ho fatto delle cavolate enormi perché guardavo solo il forecaster, poi ho imparato e adesso veramente. Non dico che le prendo tutte, ma ne sto azzeccando davvero tante. E soprattutto quando le azzecco guadagno tanto perché mi metto in direzione del trend. Comunque, anche in questo caso abbiamo giovedì i massimi del dollaro, i minimi di GBP USD in questo caso. Quindi Questo è tutto interessante. quadra, diciamo. Va che trend, bello, Quindi trend più bello, marcati bello. per i prossimi giorni ha evidenziato Euro GBP che ha vinto, diciamo, rialzo, ci si aspetta un Esatto. bel rialzo marcato. Però mi raccomando, quello che dice Luca è sempre fondamentale, quindi l'analisi l'ho fatta sul grafico, abbiamo prima visto Euro GBP in particolare, abbiamo approfondito molto come entrare, abbiamo visto il super trend, abbiamo visto le Kinashi, addirittura anche il Renko, quindi capite che mi raccomando, la conferma la dobbiamo sempre avere dall'analisi tecnica o da qualsiasi altra cosa, per carità. Il forecaster può essere un prezioso aiuto, quindi sia per eventualmente gestire una posizione, quindi per andare dalla stessa parte di un nostro segnale tecnico di quella direzione lì, ma anche per gestire la posizione o prendere profitto al punto giusto, perché ricordiamo che anche un problema del trading è sempre quello di cercare di capire quando chiudere la posizione. Okay? Esatto, Quindi se esattamente. molte indicazioni mi hanno fatto vedere che probabilmente questo giovedì avremo un massimo di forza relativa del biglietto verde, se avessimo posizioni in quella direzione potremmo valutare se chiudere totalmente, parzialmente. Esatto, ma è anche molto interessante per il money management dei singoli trade. Nel caso ho un segnale al rialzo, per esempio, da uno dei miei sistemi, vado a vedere sul forecaster se il segnale è in direzione del forecaster, magari lo faccio con due mini contratti. Se invece è contro il forecaster, lo faccio con uno solo, capito? Ci sono miliardi di modi di utilizzarlo. Di sicuro, quando si parte per un viaggio, è bene avere in mente dove si sta andando. Il forecaster in questo aiuta tanto. Bene, Raffaele ci dice ho saltato una riunione per seguirci, bravi ragazzi, grazie. Marco dice complimenti, se funziona mi abbono, bravo la creatività di Luca, beh sì, complimenti decisamente, ma anche solo l'idea, poi anche al di là dello sviluppo, che lo sviluppo è sempre una bella rottura di balle di questi software, penso Luca, no? È stato un Mamma bel... mia, è più complicato del tre, ma noi l'abbiamo fatto apposta, ripeto, l'idea sottostante è molto semplice, ma è fatta apposta perché così chiunque può avere sotto mano queste stagionalità che sono molto più potenti di quello che noi possiamo pensare. Danilo mi dice fate una convenzione, vabbè, vediamo cosa ci viene in Ma guardate, mente. ve lo svelo, io è una cosa che vorrei proprio fare con Stefano, perché a parte la simpatia che ho per Stefano e lo trovo uno dei relatori migliori
che ci siano nel settore del trading, ma davvero mi piacerebbe perché, insomma, vedo comunque che tutte le persone che utilizzano Swissquote sono persone di un certo livello e mi piacerebbe proprio che usassero il forecaster. Dai, che un modo lo troviamo, Stefano. Danilo dice anche i suoi clienti sono simpaticissimi, è vero, poi soprattutto Danilo, fantastico, sempre un piacere incontrarti a Roma. Comunque Marco che diceva se funziona mi abbono, brava la creatività di Luca, volevo un po' riprendere il concetto perché abbiamo fatto già un seminario qualche settimana fa con Luca e quella previsione è stata epica, nel senso Rodoldoro era a 1,13 circa, la previsione era di vederlo a 1,15, ci è arrivato con una velocità incredibile, poi era stato anche previsto il ritracciamento notevole che c'è stato e tra l'altro ancora in atto, e poi con Esatto. Luca ci siamo anche confrontati tra di noi, diciamo per idee di trading, diciamo che ovviamente la tendenza su molte valute c'è stata e questo è davvero molto molto importante. Maria dice di salutarti, Bene, ciao Luca. grazie, un saluto. Dimmi se hai ancora qualcosa da aggiungere, perché io sono ultra contentissimo così, mi sembra fantastico il software, quindi. Bene, no, io in verità sono rimasto io colpito perché secondo me con le tecniche che vedete sempre con Stefano, se le utilizzate insieme al forecaster davvero avete un valore aggiunto notevole. Io ti spio sempre, Stefano, anche su Facebook quando metti le cose e devo dire che ho preso anche molti spunti dalla tua operatività che è sempre molto originale e molto anche divertente. Secondo Qua, me guarda, dato che mi utilizzi. fai l'assist, faccio vedere la pagina. Stefano Gianti Squeezquot, questa l'ho Esatto, creata apposta, esatto. non perché faccio di cognome Squeezquot, non sono io, ma per condividere idee di trading. Quindi questa è la pagina proprio che dedico alla condivisione di idee di trading, mi raccomando. Sfruttatela, è sempre davvero interessante. Io posto alcune idee, spero che molti già lo fate, postate le vostre, però mi accorgo che se lo faccio bene, se no molti non lo fanno, quindi ne approfitto sempre per. Tra l'altro lo stai facendo anche tu alcune volte, Luca, quindi ti No, ma ringrazio. Quindi. infatti, ma io cosa faccio? Io quando tu metti un'idea di trading, me la vado a vedere sul forecaster e se pensiamo, se il forecaster e te pensate la stessa cosa, faccio un'operazione un po' più pesante dal punto di vista della leva. Bravo, questo è proprio un riassunto del seminario di oggi, mi raccomando, Esatto. non pensate che di utilizzare solo il forecaster deve Esatto. essere un po' la mappa. Tu prima cos'è che hai detto La quando si mappa va in del viaggio, quando vacanza? andiamo in Esatto. vacanza, tu sai dove ti vuoi fermare più o meno, ecco. Esatto, perfetto, fantastico. Quindi la logica è effettivamente questa, poi l'analisi tecnica, la gestione del rischio, mi raccomando, quella è sempre Esatto. fondamentale, non Ecco, ti ho scorderemo detto mai di prima che dirlo. io vengo a vedere le tue idee di trading per poi dirti che se poi sbaglio, ovviamente non sarà colpa del forecaster, ma sarà colpa tua, quindi verrò a lamentarmi da Esatto, te. condividiamo le idee di trading, condividiamo anche le colpe, così almeno siamo tutti sulla stessa Assolutamente, barca. assolutamente sto scherzando, però dai, sono contento se vi è piaciuto il webinar. Sì, no, ti dirò di sì, anche perché a parte il fatto che già avevamo fatto un webinar sulla prima versione, già avevo ricevuto tanti input buoni, ottimi, già diverse persone hanno usato il periodo di prova e tutti hanno avuto ottimi feedback da darti, quindi. Bene, Grazie per bene, bene. il tuo lavoro, perché poi la logica del nostro percorso formativo è sempre quella di condividere idee di trading. Questa è un'idea fantastica che Luca di Scacciati ha avuto e tra l'altro portato avanti, perché poi anche portare avanti un discorso di software programmazione può essere abbastanza complicato, ci vuole del tempo, È degli investimenti, costoso. eccetera, eccetera. Quindi sì, è costoso sia in termini monetari ma anche in termini di tempo, però poi la passione del trading è un po' sempre quello che ci accomuna, quindi lo sviluppo e la condivisione di software, a mio avviso, è davvero molto Esatto. interessante. Se volete avere maggiori informazioni, quindi per il forecaster, forecasterbits è il sito, info@forecaster.biz è la mail per poter contattare Luca di Scacciati in persona. Io, Luca, ti ringrazio molto della tua Grazie mille a condivisione. te Stefano, è sempre un vero, vero, vero piacere. Grazie a tutti della vostra partecipazione. Squeezcode.it il nostro sito, mi raccomando. Vi ricordo il seminario di Udine e Treviso 19 e 20 novembre. Per chi ancora non ha attivato un conto trading, può farlo in maniera molto semplice cliccando sul tasto apposito. Puoi andare a compilare il form 800 148 261, il nostro numero verde. Vi ricordo info@squeezcode.it la nostra mail. Il disclaimer che è sempre bello da leggere: le informazioni fornite e le opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non avrà mai.
hai come scopo per prestare consiglio per attività di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Anche i CFD e FAR sono prodotti che utilizzano l'effetto leva, infatti quando poi voi andate a compilare form di attivazione conto, noi ci assicuriamo sempre che conosciate bene lo strumento, rimaniamo a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso. Grazie a tutti della vostra partecipazione, buona serata e buone previsioni con il Forecaster.